corso dell'anno scolastico ho fatto 4 corsi e velocemente ve li presento. Il primo è stato educazione alla legalità in videoconferenza e lo abbiamo fatto in collaborazione, io sono di un istituto superiore di Cesena, una mia quarta, con dei bambini della collega che adesso vi introdurrà l'esperienza di Castel del Piano, quindi gli alunni erano lontani tra di loro, però grazie a questo strumento, grazie a Moodle, lavoravano nello stesso ambiente, quindi vedrete adesso, vi faremo vedere tutti i materiali che sono stati raccolti sia in fase di preparazione delle videoconferenze sia successivamente. Tra l'altro sono intervenuti anche dei soggetti esterni come il sindaco di Castel del Piano che ha lavorato attivamente sulla piattaforma, ma di questo vi parlerà la collega Nicoletta. Sì, penso che hai detto le cose essenziali di questo nostro lavoro. Noi lavoriamo a videoconferenza già per alcuni anni e quindi abbiamo sperimentato varie forme di collaborazione all'estero, la chat, il serale per la programmazione degli interventi che volevamo realizzare era una di quelle, no? Anche degli scambi epistolari che avvenivano in queste scuole, il discorso del tutoraggio degli alunni più grandi nei confronti di quelli più piccini risultava più complesso e a volte anche materiale veniva perduto. Ecco che in questo caso questa piattaforma ci ha consentito di raccogliere tutto quanto insieme la documentazione e migliorare la forma collaborativa e comunicativa, perché i bambini potevano leggere direttamente i messaggi, le lettere che i loro tutor scrivevano, potevano rispondere con facilità, anche perché noi abbiamo la fortuna di avere il computer in classe con il collegamento ad internet e subito, immediatamente potevamo mettere le immagini scattate durante la videoconferenza e così altri documenti, insomma relazioni, piccole cose le facevamo. Diciamo che uno dei momenti più significativi sicuramente è stata la videoconferenza con il nostro sindaco che gentilmente è intervenuto e rispondendo sia alle domande dei miei alunni piccoli che avevano fra l'altro sperimentato in prima persona l'elezione del sindaco di classe creando delle liste che poi sono state votate da entrambe le scuole, dagli alunni di entrambe le scuole. Anche il sindaco stesso ha partecipato alla votazione e abbiamo avuto un sindaco di classe che è stato in carica per tutto l'anno con varie funzioni rappresentative più che altro. E dunque, il lavoro veniva svolto prima, scusa se ti interrompo, sì, tramite gli strumenti che mette a disposizione Moodle, ad esempio questo è un diario. In pratica adesso io sto leggendo tutte le domande delle ragazze e dei ragazzi perché sono l'amministratore, però quando si collega un utente vede soltanto la sua domanda, vede il suo diario. C'è anche la possibilità di un feedback, cioè dire l'amministratore, il tutor, può dare anche un giudizio, delle indicazioni e anche un voto che poi viene riportato da Moodle alla fine del corso e viene sommato agli altri voti che man mano i ragazzi vanno acquisendo. Magari vediamo se c'è qualche protezione, no, qui no, sono le domande che hanno fatto al sindaco le ragazze. Sì, e i lavori che facevano le alunne e gli alunni dell'istituto di Rizzi Versari venivano spesso da noi valutate e corrette e viceversa per i lavori dei bambini che logicamente erano meno valutabili in quanto a livello delle scuole elementari non si pretendevano relazioni o produzioni di materiali importanti quanto la comprensione più dei concetti. Qui le alunne degli istituti Versari praticamente preparavano dei cartelloni da presentare durante il momento della videoconferenza che poi rimanevano anche sul sito perché successivamente ci lavoravamo in classe. Il materiale che veniva presentato dalle ragazze poi serviva a me come... Ecco, questo è l'intervento del sindaco Franco Olivieri, il quale ha preparato due vere e proprie lezioni differenti per livelli, una per il livello delle superiori e un'altra questa è per i bambini. È una paginetta soltanto, mentre per le superiori ha preparato una lezione un po' più complessa, sì, spiegando non solo le funzioni del sindaco ma anche le varie parti amministrative del comune, eccetera.
c'è da dire è che le ragazze, almeno le più grandi, i bambini forse no, si collegavano spesso anche da casa la sera e ovviamente hanno avuto traccia di tutte le attività che vengono svolte sulla piattaforma. Quindi io vedevo, andando a controllare, vedevo che le ragazze da casa propria, quindi era un piacere, andavano a leggersi le relazioni, le lezioni, scrivevano i quotidiani, quindi è un modo per coinvolgere gli utenti, gli studenti in questo caso, anche a casa propria. Infatti abbiamo intenzione di estenderlo a un corso serale che è nella nostra scuola, perché non so se lo sapete, ma frequento il serale in genere fa molto senso, perché lavorando durante il giorno, la sera non è puntualmente, ecco, per tutta la settimana presente. Quindi sarebbe un modo per agevolare la frequenza e anche lo studio dei contenuti da casa propria. Io ho perso un passaggio che volevo fare una domanda. Prego. L'inserimento dei dati è fatto dall'insegnante o direttamente dai ragazzi? E allora, i ragazzi ovviamente devono avere ognuno un proprio account per essere tracciati, per poter partecipare. Le mie che erano più grandi lo hanno fatto da sole, fortunatamente guidate, ho dato l'indirizzo email della scuola e poi da sole si sono registrate e da sole da casa ovviamente entravano. Per i bambini più piccoli invece ha provveduto, mi sembra. Eh sì, loro hanno scelto un nickname e con questo nickname e una password il professore ha dato un indirizzo. E loro si sono registrati accuratamente questo indirizzo che fra l'altro, insomma, la maggior parte dei miei alunni non avevano neppure internet a casa, per cui il fatto di avere un indirizzo di posta elettronica era molto divertente, insomma. Poi andavano sul sito apposta per vedere eventualmente le mail che erano arrivate con questo indirizzo e si sono registrati, li ho aiutati naturalmente un pochettino nella sequenza, il passaggio è abbastanza complicato e dopodiché entravano però dalla classe, insomma, da scuola, in laboratorio. Soprattutto abbiamo fatto il lavoro in classe, perché abbiamo, come dicevo prima, il computer in classe, da diversi anni facciamo questa sperimentazione con il collegamento ad internet. È per questo che è stato divertente, perché loro in qualunque momento, magari nel momento della ricreazione oppure nel dopo mensa, quando le attività sono più giocose, istintivamente vanno al computer e cercano il sito dove c'è la loro corrispondenza e attendono ansiosamente le risposte per il loro tutor, perché è molto molto gratificante. Tra l'altro ci sono state delle situazioni particolari in cui le tutor sono state veramente d'aiuto, anche se, anche se da lontano, no? Per esempio il caso di una bambina molto in difficoltà, che non riusciva a comunicare, eccetera. A livello così di email si è poi un pochino sciolta, spiegando qualcosa di sé, qualcosa di più di sé e della sua famiglia, insomma, qualcosa che è stata abbastanza difficile da tenere, diciamo, questa corrispondenza lontana. Un'altra opportunità che ha offerto molto era quella della chat, cioè in pratica dall'aula abbiamo chattato con il sindaco che era al comune. Che bello! Una bella esperienza. È stato bellissimo! La classe. Il sindaco di Castelvarziano è stato molto gentile, molto aperto. Il sindaco si è registrato, ha messo le sue lezioni e ha votato, ha partecipato alle lezioni del sindaco di Castelvarziano. I ragazzi hanno colto l'opportunità per parlare di argomenti ovviamente legati al ruolo del sindaco. Perché tra l'altro abbiamo approfittato, abbiamo portato avanti i nostri programmi scolastici, perché io in quel periodo stavo studiando gli enti locali, quindi qua la occasione migliore di questa, così di spiegare un astratto sindaco, l'altro, i ragazzi hanno avuto modo, le ragazze, di vedere, parlare con gli altri direttamente del sindaco. E noi lo stesso facevamo la funzione del sindaco, poi l'abbiamo approfondita perché lavoravamo sulla figura del questore del comune. Sono tutti i nickname o sono i nomi loro? La maggior parte ha preferito registrarsi con il proprio nome, oppure con un diminutivo, per esempio Sofia, Sofi, oppure insomma di solito preferiscono non inventarsi un nome, ma ragazzi, i bambini piccoli preferiscono. Dai 18 anni in su poi spariscono. Dulcis nell'anonimato. È stata un'esperienza improvvisata, ma fino a un certo punto non avevamo intenzione di farlo sulla piattaforma. Nel corso dell'ultimo incontro con un assessore del comune di Cesena, la Nicoletta ha preparato una votazione e legge il sindaco di classe. Si dirige i ragazzi
ogni gruppo ha presentato la propria lista, che io vi invito a leggere il programma dei bambini, perché hanno delle idee fantastiche, una fantasia eccezionale. L'abbiamo preparata proprio. Una sala giochi, un Game Boy per tutti i bambini, e così sì, via dicendo. Delle proposte e con i vari assessori, vi tasseranno, sì. Poi c'erano anche gli assessori, associati, all'ambiente, programmi della classe, proposte dello sindaco, che lo hanno fatto per ogni lista. Le liste erano tre. No, qua poi vabbè c'è il risultato, il sommario delle risposte. E alla fine abbiamo fatto una votazione diretta online, perché è venuto avanti questo strumento, c'è la possibilità di far votare, eleggiamo il sindaco di classe. Quindi dopo aver letto i programmi, ecco, qua abbiamo la possibilità di vedere i voti o del solo della quarta B o solo della terza B, perché comunque c'è la possibilità di creare anche diversi gruppi. In effetti i nostri erano tutti studenti, però rappresentavano due gruppi diversi, oppure vedere il risultato di tutti i partecipanti. E poi alla fine questa è in pratica in diretta, man mano che i ragazzi votavano si vedeva il risultato della votazione, ha vinto la lista meglio Michael, e quindi abbiamo fatto una vera e propria votazione. Ovviamente per l'amministratore c'è la possibilità di andare a vedere anche il nome di chi vota e per chi ha votato. Non si dovrebbe, però sì, in effetti non si dovrebbe, però essendo una cosa scolastica organizzata da noi, ma questo è il corso che abbiamo, ecco, io la definirei un'esperienza di apprendimento collaborativo, sì, dove le ragazze più grandi hanno fatto da tutor, un escamotaggio per cercare di fare convivere assieme alunni che hanno età diverse. Io direi che si è proprio creata una piccola comunità di apprendimento, sì, perché in questo caso non partecipavano soltanto gli alunni, ma gli insegnanti e poi anche altre persone esterne che non entravano. Però sì. Questo non è un corso, ma praticamente ha creato un sito, un'area di lavoro, tutta un'area di lavoro in cui sono stati presentati i risultati, è consentito di fare le votazioni, è consentito di fare le lezioni, veramente. Poi io davo anche io e la Vitoletta davamo le consegne da svolgere, la prossima giornata, le ragazze arrivavano e sapevano già, senza bisogno che io dicessi niente, le cose che dovevano fare. O da casa aprivano questa pagina e sapevano il lavoro che dovevano svolgere. Peccato che non è stato presentato ieri sto progetto. Così l'università imparava da voi, io dico sempre che l'ho detto anche ieri sera, certo. Devo dire che è stata un'esperienza molto prima, è venuto tutto in piedi. Sì, perché il sindaco non sapevamo se sarebbe venuto progressivo, non abbiamo cambiato, non avevamo fatto nessun progetto, cioè avevamo l'idea, avevamo l'esperienza delle videoconferenze degli anni precedenti, però il materiale andava disperso, ovviamente. Sì, era questo che era il nostro problema, non avevamo. Ma invece è un contenitore che ed è protetto, perché non essendo il portalino non avete problemi della protezione delle foto, infatti anche questo cose, vuol dire dei genitori, tutte quelle cose là. Bambini di terza elementare l'hanno trovato perché i diari li scrivevano facendo il report delle attività che avevano fatto, scrivendo delle brevi relazioni, non brevi cose. Grazie.